Ciao a tutti, questa sera facciamo i cevapcici. Allora, per fare i cevapcici ci vuole carne macinata, possibilmente di maiale, o anche, anche mista con capra, manzo, dipende un po' anche dai gusti. Come spezie io ci metto noce moscata, pepe, paprika, peperoncino e sale. E poi ci servono delle cipolle, ne basterà una, un po' di polenta. Il vino rosso indispensabile, un Cabernet Franc. E possiamo cominciare. Allora, come misto di spezie, diciamo che la percentuale che uso io per salare è del 18 per 1000 di sale. Invece le spezie vado a occhio, anche perché sono piccole quantità, quindi è difficile anche pesare. Allora, andiamo a preparare tanto questo. Qui c'è già tutto sale, il pepe, paprika, tutto il resto. Andiamo a mescolarli bene in modo che anche la salatura e le spezie siano divise uniformemente. Ok. Quando abbiamo ottenuto risultato omogeneo, possiamo fare i nostri cevapcici, che sono praticamente delle polpette, che non vengono fritte però come le polpette. Per due persone più o meno potete fare circa 400 grammi, 200 grammi a testa, poi dipende, se volete fare una bella mangiata potete mettere anche un po' di più, anche 400 a testa. Ok, li fate più o meno così. Facilissimo. Ok, questi sono i nostri cevapcici. Adesso andiamo a prendere una bistecchiera. Se non avete una bistecchiera, potete farli tranquillamente in una padella normale con un po' di olio. Ci vado a mettere comunque un po' di olio anche nella bistecchiera. Bene, vediamo un attimo che si scaldi. Allora, questo lo mettiamo via. Allora, prendiamo i nostri cevapcici. Aspettiamo che la nostra bistecchiera sia calda. A questo punto possiamo cominciare a mettere su i cevapcici. Ok. Adesso, mentre i cevapcici si cucinano, noi andiamo a preparare la cipolla. La cipolla è facoltativa, se non vi piace potete anche non metterla e mangiarla semplicemente così. Andiamo ad affettarla. L'ideale è fare delle strisce lunghe, senza tagliarsi le dita possibilmente. Ok, ed andiamo a metterla. Usiamo sempre l'olio d'oliva, che è buono. E adesso aggiungiamo la nostra cipolla. Così. Ok. Mettiamo su. Andiamo un po'. Mettiamo su un po' questo.
La cipolla deve solo un po' ammorbidirsi, non deve cuocersi. Ma solo un po' ammorbidita, così. Così. La copriamo e la lasciamo lì. Adesso andiamo a girare i nostri cevapici. I cevapici è un piatto che viene dai Balcani, dalla Slovenia, però è diffuso un po' in tutta Europa, soprattutto nella nostra zona. Però. Su internet troverete mille ricette di cevapici, tutte diverse, con aglio, senza aglio, con la capra, senza capra, quello che volete. Poi vengono tutte buone. Ok, adesso abbiamo un attimo di tempo. Mettiamo su due fettine di polenta. In modo che prendano anche un po' le forme dei cevapici. Possiamo anche coprirle, se le fate in pentola le coprite anche meglio, ma insomma, se non le coprire, le si fa un po' prima, facciamo un po' meno fumo. La cipolla la lasciamo inghiondire un po'. Non ci vuole molto. Tanto, saluto a tutti. Mi raccomando, queste vasche di Cabernet Franc. Andiamo a girare ancora un po'. Ci siamo quasi, sono quasi cotte. Andiamo a girare ancora un po' lento. Vediamo la nostra cipolla che punterà, è così pronta. Ok, andiamo a preparare i piatti. Allora, nei piatti ci mettiamo un po' di rucola, un po' di insalata, quello che avete in casa. Io ce l'ho in frigo, non l'ho preparata, lo prendo adesso, aspetta mattina non filmare. Ok, abbiamo un po' di bello così. Allora, la cipolla è pronta, i cevapici qui anche, perché sono qui. Vediamo un attimo, questa no. Per vedere se sono pronti potete andare a fare un piccolo taglio sopra a vedere dentro. Quindi questi qua sono pronti, adesso andiamo ad impiattarli. Chiaramente se avete la griglia a casa è meglio. Ok, teniamo già. Una polenta. Lasciando i cevapici, così, così, ancora uno, allora uno, adesso facciamo l'altro, ok, adesso la cipolla. Ci siamo. Siamo qua.
Eccolo qua. Sono pronti i nostri ciabattucci con la cipolla. Saluto a tutti, buonasera, ci vediamo domani forse. Ciao!